Ci obbediscono, eh? Prego, Franca. Can I say to you something? Yes, it's not a problem, Franca. Do you understand? Do you yes, I'm sit down, I'm stand up, e tutte quelle cose lì. And, no, I'm very happy to see you, because it's long, long time. I miss you. I miss you too, baby. Sit down, Franca. Un collega, una volta presentavo il telegiornale delle 13, e era un servizio sulle su Miss Mondo. Ah sì, certo. E quindi nel telegiornale, avrete capito, ci sono le notizie che vengono lanciate, poi un servizio letto da un collega, oppure quelle notizie dove comincio a leggere, poi partono delle immagini e io continuo a leggere. Quindi leggi live praticamente. Si legge live tutto il pezzo. E dovete sapere che si possono cambiare live i pezzi che ci sono nel prompter, nel teleprompter che leggiamo. Che è quello che voi leggete davanti a telecamera. Esattamente. E noi, io stavo leggendo e una volta partita l'immagine dovevo leggere le 14 ragazze. E un simpatico collega ha cambiato ragazze con gnocche. E quindi io stavo leggendo e arrivo e le 14 E poi mi sono corretto, ho detto bellezze. Però per dire, ecco, che capisco quello che leggo, quindi non sono lì e non... leggo ma capisco quello che sto leggendo. Il tuo difetto come scrittore, qual è? E a volte devo dire... inserisco un po' tanti personaggi nei miei libri, perché mi piace usare i personaggi. E allora ne metto, quando me ne viene in mente uno, lo metto dentro. E poi effettivamente sono un po' tanti. Va detto che scrivendo gialli poi qualcuno lo elimino per strada. Se scrivessi romanzi rosa si moltiplicherebbero fra di loro, no? Quindi, però è vero, amo i personaggi, amo riempirmi di buona compagnia. Mi è piaciuta questa cosa, se facessi romanzi rosa si moltiplicherebbero. Cioè, stasera sei un po' sempre lì, come te. È colpa tua. Già mi fai entrare con una canzone romantica. Sì. Un giorno mi sfidasti dicendo che secondo te l'italiano vale molto meno nel dialetto quando si cucca. Vero o non vero? Hai già cominciato con un passato remoto che mi già fai stai giusto. Comunque, no, è evidente che il dialetto è molto meglio che l'italiano. Ma no? Perché? Perché, vabbè, ricevere un ti amo non fa mai male, cioè se qualcuno... Scusa, mi burlaggio il microfono. Cioè, non vorrei, è coinciso con il ti amo, non vorrei... Che... No, perché scusa lei? È che sembri un punk Persic, riesci mia... un punk Ambranadel, però buono, per carità. Cioè che abbiamo il pes persic, per esempio, di una Tusan, ci sa può dire quella lì è una bella truita, però adesso non vogliamo entrare in... Ecco, allora, il ti amo, vabbè, uno te lo dice, le mie che te la dice a Danone, per carità, però vuoi mettere il t'avori ben, c'è l'italiano ti voglio bene, ma c'è già questo che tutto questo liquido sembra un pantano. E poi il bene è il pulir, finis lì. Invece t'avori ben, c'è questa E che è tutta labiale, la R che ti cattura. Un'altra e poi cosa. Il ben finisce, è una melodia, è il suono di un diapason, ben, t'avori ben. Ed è fatta. Sì. Mi se ta capita, però. Perché non si dice t'ami. Oh Gesù. Scusa, ormai detto dal Matteo che il gà dalla sua una certa avvenenza la sta contenta respirare.
non è che parti subito dicendo ciao, te avrei bene sei una bella tuta. No, ecco, no, avevo un no, un puda, le ogni metto qui barzelletto che sta facendo da figlio, no, avevo un puda da una cadrenzi chinin. Cioè, prova per esempio ad abbordarmi. È un po' demotivante. Tu hai recitato nel film Tutti giù di Nicolò Castelli. Posso chiederti com'è stata l'esperienza? Cioè, quest'anno hai fatto anche l'attrice. Sì, ho fatto anche l'attrice. È stato divertente, interessante, è stato anche pesante a volte. Perché se c'è una cosa che odio fare è ripetere. Cioè, nelle interviste non sono capace a ripetere. Cioè, quando magari facciamo gli spot e mi si dice proviamo un'altra volta, no. E perciò durante il film passavo le mie giornate a ripetere, visto che come attrice, cioè, era la prima volta che lo facevo, a me sembrava sempre di dire la stessa cosa nello stesso modo. E Nicolò una volta trovava eccezionale e la volta dopo che avevo l'impressione di aver fatto esattamente la stessa cosa, mi diceva no, ma stavolta mancava un po' di qua e di là, e io dicevo ok, riproviamo. E quindi questi tempi lunghi, perché tu sei una da immediatezza solitamente, beh, no? Come noi è un minuto e venti di discesa, fatta, andata, o è andata bene, è andata male. Invece ciao. Lì per fare una scena quanto tempo poteva passare? Ma dipende, abbiamo fatto una scena dove litigo, perciò diventa anche interessante con i miei genitori. Ah, ti piace litigare? Lì è stato veramente emozionante, devo dire. Ma ti piace anche litigare con i tuoi genitori? No. No, perché hai detto è stato interessante, volevo fare uno scoop così. No, per niente. No, è stato interessante perché comunque recitare, soprattutto per me che non sapevo cosa significasse, è diverso quando reciti le tre battute, finito che stai firmando autografi, basta, oppure quando proprio devi metterci tutto, perché c'avevo mia madre che era nel film, è un'ottima attrice, che mi attaccava. Scusa, cioè la finta mamma. La finta mamma che faceva la mia vera mamma, cioè la vera attrice. Che tu però fai la finta Lara Gut, perché non sei una Lara Gut, cioè sei una sciatrice. Esatto, sì, insomma, no, una sciatrice ma è una finta. Però sì, una sì. Finta, insomma... È complicato. Non credo che abbiamo fatto una bellissima pubblicità al film noi due in questo momento. Mi sembra... Chi andrebbe a vederlo? No, aspetta. È colpa tua, io faccio del mio meglio. No, poi... Scusate, vorremmo vederti recitare, te la senti? Va bene, però fai anche te. Sì, senza nessun okay. Problema, certo. Io faccio... Allora, tu stai lì, io ti do questo biglietto, puoi leggere per favore al pubblico la frase? baciami come se fosse l'ultima volta. Se lo fai così, nessuno neanche l'ultima volta. Sei all'arrivo, hai appena vinto e devi interpretare questa frase. Quindi ora ti facciamo un bel primo piano e tu interpreti questa frase. Quindi primo posto, è finito il super giù... super giù, sì, cioè... Yeah, 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 fortuna mia. Quando i numeri della polizia. Sai la spiacere. E nulla nella bala, nella bala, nulla bala, nulla bala nella cu. Yeah, yeah. Chi è così affascinato dal lago? Stop. Ce lo dici. Dai papà. Ok, vai pure Teo col passaparola. Signore e signori, passa parola. Facevo il cubista da bambino. Sì. Guarda che bello questo effetto, zio. Dove vai, trottoli, no amoroso? A, B, 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 C, C, C. E siamo arrivati fino a lì e basta. E basta. Abbiamo parlato delle varie parole che ci sono in dialetto e tu le parole del dialetto le conosci molto, ne conosci anche moltissime. Qual è la tua preferita? Qui non ho dubbi. Fregui che indica nel dialetto del Mendrisiotto la briciola. Ecco, fregui è un bel complimento per natuseta. Cioè? Guarda, è un bel fregui che denta l'appetitosità anzitutto e poi che denta il piccolo e carino, che denta l'affetto, c'è questo frr che trasmette dolcezza e anche un po' di sensualità. Daniele, una star in Francia, sei conosciuto in Italia,
In Ticino... Sì, in Ticino diciamo che è più che amato, odiato. Una cosa che ci ha molto sorpresi sono stati i filmati che tu hai girato con il tuo telefonino, proprio di situazioni che ti capitavano. Esatto. Guardiamolo insieme e li commentiamo nel frattempo. Qua sei al centro commerciale. Esatto, a Metz era. Eravamo ospiti, io e un altro concorrente. E qua invece tu sei qua a mangiare. Qua al ristorante a Parigi, sui Champs-Élysées, a pranzo, e inaspettatamente si è creata sta folla. Cioè questa è la gente che ti aspettava dopo pranzo? Questa era la gente che mi aspettava dopo pranzo. Ma per pranzo. Pagarti il conto? No, no. Allora, noi sigla, tutto e tu la leggi come se fosse la prima notizia. Sì. Quindi la notizia più importante, insomma, la notizia di apertura. Ci sei? Assolutamente. Andiamo con la sigla. 3, 2, 1, sigla. Signore e signori, buonasera, Ambarabà, Cicicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore, poi il dottore si ammalò, Ambarabà, Cicicocò. Improvviseremo una storia, visto che Andrea è un giallista e soprattutto Andrea ha questi corsi, tieni questi corsi che si basano molto sull'improvvisazione anche, esatto, no? sulla fantasia. Allora partiamo con un ambiente direi un po' retro, potremmo partire da New York, però preferirei rimanere a casa nostra, visto che tu scrivi molto di casa nostra, e potrei dire, non so, ci troviamo a Cagiallo, ci troviamo, va bene? A Cagiallo, sì, scrivendo gialli mi piace. Siamo in un salone, c'è della musica in sottofondo e Andrea Fazioli racconta così. Vedo quindi un salone, ragazze ben vestite, gonne, vestiti fruscianti delle ragazze che ballano, uomini in abito da sera, una sala riccamente addobbata, luci, candele e in un angolo però un uomo che se ne sta tutto solo con un imperbeabile e un cappello, non balla, non guarda neanche le ragazze. Fermo, perché adesso, Bax, succede qualcosa. Di colpo si spalancano le porte, entra una splendida ragazza in abito da sposa. Il velo, un guanto bianco fin qui, l'altra mano dietro la schiena. Il vestito bianco, la gonna, eccetera. Fissa l'uomo con l'impermeabile seduto da solo in fondo e di colpo estrae una pistola. Fermo! Sono quasi più spaventato Max, io. Succede qualcos'altro. Musica! Si avvicina all'uomo con l'impermeabile, lui non si è ancora accorto di lei. Tutti sono fermi, le musiche si fermano, ma lui continua a guardare per terra. Lei mormora, amore mio. Lui allora alza gli occhi, lei punta la pistola. E succede il delitto, il delitto. No, Max, mi piacerebbe lasciare in sospeso qui, perché no, ci vuole suspense. Va bene, suspense, basta. Suspense. Questa è paura! Uno. A questo punto la difficoltà è, abbiamo una bella scena, come farla finire? Ti confesso che sono nei guai. E questa è la difficoltà di scrivere. Arrivare qui è facile. E adesso? Lui gli ha detto, lei gli ha detto, amore. Amore mio, punta la pistola. Punta la pistola. Lui la guarda, la vede. Aspetta, sono lì. Sì, aspetta, non diciamo niente, però happy end, Bax. Non possiamo lasciare il pubblico, ci sono anche bambini a casa. Happy end. Qua mi rovino la reputazione. Posso? Prego. Lui si alza, si avvicina, le sfiora una guancia con la mano e le dice, piccola, che ne dici di perdonarmi? E lei, perché no? E si baciano. Cioè l'idea veramente dei frontalists è cercare di capire che cresciamo con dei pregiudizi di qua e di là dalla frontiera e che se cerchiamo un po' di guardarci con più profondità magari non siamo poi così diversi. Pensa questo quanti hanno cambiato canale in questo momento.
Buonasera. Buonasera, dichiara? Niente, signora guardia. Lei va sempre in giro con un volante senza carrozzeria? No, sono pochi che lo fanno, sono anche quelli bravi. No, è un po' il mio modo per essere un po' diverso. È stato in Italia a fare? No, aspetta, prima mi ho sbagliato. Mi dia il documento. Loris J. Loris J. Loris J. No, appunto, siamo arrivati a Loris J. Vedi che non ce la fai a tenere. No, scusami, è vero, scusa. Un attimo lì. Goody, no, tita sacciamo a talora. Loris, che è il nome più ticinese. Loris e Bernasconi sono proprio ricordo. Due cognomi... Doc. E la J? Il J si allora, Jay è una... Beh, qui sicuramente le scuole di marketing stanno prendendo nota. È uno straordinario concetto di vendita. Cioè, Jay non vuol dire assolutamente niente, ma la gente chiedendoselo alimenta il successo del prodotto. Tra poco parleremo dello spread. Quando uno sente spread già si immagina qualsiasi cosa. Se qualcuno nel pubblico non capisse, fa così. Ho capito. Alfonso Tuor, che cos'è lo spread? Allora, io devo dare dei soldi a lei, oppure a un'altra persona. Di lei so che ha un reddito, che lei ha delle proprietà, quindi io le do degli soldi e pretendo un tasso di interesse, che è inferiore al tasso di interesse che pretenderei da una persona che magari è disoccupata, che probabilmente non riuscirà a restituirmi i soldi. Perciò da questa persona pretendo un tasso di interesse maggiore, perché ritengo che ho un rischio, corro il rischio maggiore che questa persona non me li restituisca. Nel caso degli stati, si parla dello spread dell'Italia, dato che si ritiene, non so se a giusta ragione o a torto, che la Germania sia un'economia solida, quindi lo Stato tedesco in grado di restituire i soldi che prende a prestito in modo sicuro, lo spread, il tasso di interesse tedesco è nettamente inferiore a quello italiano, perché si dice ma l'Italia, lo Stato italiano riuscirà o meno a ridarmi questi soldi, e nettamente inferiore a quello greco, perché lì addirittura si ritiene che questa possibilità non ci sia. Ma non è un po' un controsenso chiedere un interesse più alto a chi fa più fatica? Ma lei gli darebbe soldi a uno che non gli è in grado di restituirli senza chiedere un premio? Ma io forse neanche a chi è in grado di restituirmeli, eh? C'è creatività, no, nell'economia? C'è la capacità di capire cosa succede e anche la volontà di dire onestamente quello che succede. Il dramma è che spesso parlare onestamente si è presi per pessimisti. Io ho la fama di un pessimista inveterato, a questo proposito, di una Cassandra. Posso un secondo a questo proposito? Cito alcuni titoli di sì. Giornale. Conto alla rovescia per l'euro. È soltanto un altro cerotto. Cerotto miliardario per le banche. Si tratta solo di farne i funerali. L'euro è giunto al capolinea, la vera crisi comincia ora. La lenta agonia dell'euro. L'euro ti sta proprio sulle scatole. No, non mi sta per le scatole. Non mi sta assolutamente sulle scatole, a tal punto che quando venne creato, e puoi andare a vedere il giornale Corriere del Ticino, io ero un fautore, sono stato uno convinto che l'euro fosse una buona cosa. E devo dire onestamente che allora mi sbagliai. Cioè, nel senso che... Non è stata... Potete suonare, per favore. Molto spesso, quando cominciano le gare di sci o poco prima di partire, vedi i corridori che fanno la visualizzazione della pista. Non ti ho mai visto farlo. Perché tu lo fai per i cavoli tuoi, perché tu stai un po' discosta, eccetera, eccetera. Possiamo fingere una visualizzazione? Una visualizzazione. Me la fai vedere? Noi stiamo chiaramente su di te, vediamo. Perché voi la sapete perfettamente la pista, cioè ce l'avete già a memoria. Sì. Fate una ricognizione al mattino, sapete come vanno le cose, sì. E ti rimane in testa. Sì. Me la fai vedere? Va bene, facciamo la discesa di Schladming, l'ultimo. Sì, conosco benissimo anch'io. Vai, Schladming, sono lì, Schladming in... Sì, in Ungheria. Mi fermo a metà, però, se no non finisco più.
Non è morto nessuno. Lara Gutta. Quanto è lunga la rincorsa? La mia rincorsa è lunga quasi 39 metri e sono 18 passi e la cosa più importante è la ritmica negli ultimi tre, nel senso che il penultimo passo deve essere un po' più lungo dell'ultimo, perché sì, se l'ultimo passo viene troppo lungo si rischia di saltare in alto piuttosto che in lungo. Tu capisci subito quando stai saltando se sei partita bene o male? No, io adesso riesco a capire quando il salto fa proprio schifo, quello adesso riesco. Non parlare in maniera troppo tecnica. Quando mi si chiede di dare una definizione del mentalismo, spiego che si tratta di una specie di limbo fra magia e tecniche reali. Reali quali la psicologia, l'induzione, il linguaggio del corpo, la statistica, eccetera. Io cerco di usare un po' entrambe le cose, in questo modo gli spettatori devono poi decidere da soli dove finisce la realtà e dove comincia la finzione. Succede continuamente di persone che dopo i miei spettacoli mi credono un po' medium, mi è capitato anche recentemente di un signore abbastanza importante che mi ha chiesto di uscire un attimo dopo una serata e mi ha proposto di partecipare alla chiusura di un contratto in cambio di una bella somma per capire se i clienti erano in buona fede. No. Cioè lui voleva che tu sapessi se io la fare. Io supervisionassi proprio questo momento per capire se le circostanze erano adeguate. Chiaro che tu non l'hai fatto. Beh, questo non posso dire, Teo. Eccola, facciamo così stasera, Davide. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, come farò per conquistarle il cuore? Il matador chi è? Torero camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può. Io voglio chiedere silenzio al pubblico in maniera assoluta, perché voglio celebrare questo momento. Ti lascio sì, sola. Un metro, due metri, tre metri, sei metri, il resto lo faccio mettere a te. Scusate, la rifa, dai, ho fatto il figo e tutto, dai, la rifaccia, scusami. Vabbè, ma dai, non c'è nessuno che ci vede, vai tranquillo. Come vedete c'è mobbing in questa trasmissione, però su di me. Scusate, non è mai successo? Non l'abbiamo mai fatto. Sei metri. Il resto fallo tu, Irene. Quanti sono quelli? 6,84 m. 6,84 m. Mi puoi raccontare com'è stato? Ma di quella sera mi ricordo quasi tutto. Mi ricordo che era una giornata molto calda, ma questo a me non faceva niente. Mi ricordo che avevo una gran voglia di saltare, perché era l'ultimo test prima di volare a Daegu per i campionati del mondo. Sì. Mi ricordo che avevo una gran voglia di saltare perché era il meeting organizzato dalla mia società, certo, e lì c'erano tutti i miei amici e quindi volevo davvero salutarli al meglio. Mi ricordo che la gara non era iniziata come volevo perché in ogni salto dimenticavo qualcosa e il salto buono non veniva. Poi ho fatto un gran nullo
E quello nullo è quando tu metti il piede sulla plastilina. Sulla plastilina. E quello era davvero lungo. Penso che mi ha dato la fiducia per poi al quinto salto arrivare un po' più in là della bandierina del mio vecchio. L'hai capito subito nel momento in cui sei uscita sul salto che stavamo parlando di 6,84 metri? L'ho capito subito perché i miei amici lì di fianco alla cassa della sabbia saltellavano e quindi ho pensato che doveva essere un bel salto. Fin da piccolo sono sempre stato molto appassionato di magia. È il primo libro che io ho letto sulla prestigiazione, l'ho trovato nel solaio della mia cara nonna. Sono qui in prima fila a sostenerti. Sono qui sostenermi, a farmi il tifo. E mi ha affascinato tantissimo questi metodi di riuscire a coinvolgere la gente e da intrattenerla con quello che si potrebbe definire dei miracoli illusori, no? Creati sul momento. Ho quattro sacchetti e in tre sacchetti ho un blocco di legno. Vedete? Sì. Invece, nell'ultimo sacchetto, a differenza di questi tre blocchi di legno, c'è un bel chiodone appuntito. Facciamo vedere. Acciaio bene. Inossidabile. 20 sto scherzando, è semplicemente un chiodo. Ora lo lascerò nel sacchetto e chiedo gentilmente a Matteo di mescolare un pochino questi sacchetti affinché né io né Carolina né il pubblico sappia più dove c'è quale sacchetto. Di solito è il prestigiatore che decide dove sbattere la mano. Evidentemente l'obiettivo è non sbattere la mano sul chiodo. Questa sera però lo deciderai tu, in base al tuo istinto. Io passerò la mano in questo modo. Quando credi che siamo su un sacchetto sicuro, mi dici stop e io, in teoria, dovrò sbattere la mano. Va bene, ho paura, però va bene. Don't worry. Stop. Mi hai fermato a metà fra i due, quale vuoi? Il secondo. Questo? Sì. Perfetto. Brava, vai, andiamo oltre. Stop. So che sembra un po' stupido quello che sto per fare, però... Mamma mia, grazie. Allora, mi raccomando, so che sono solo due, magari state pensando, sì, 50-50, però c'è la possibilità di ferirsi la mano, quindi... Mi raccomando, segui il tuo istinto, non lasciarti Ho il timore influenzare. Di avere una mano sulla coscienza, però va bene. Beh, una mano proprio sulla allora, coscienza. Allora, caro, vai pure. Stop. Ecco, non è un bel presagio, eh? No, vedo che c'è gente che invece... Credo che... Sei sicura? Sì. Scusate, aspetta, ci riprovo. E vai! Grazie mille. Sei bravo. Qualche aneddoto di qualche persona che ti ha riconosciuto oppure che Guarda, ti ha fermato la cosa, per strada? La cosa più bella che mi hanno detto, ero con la famiglia, con mia moglie e i miei figli, a vedere i fuochi d'artificio a Lugano ed ero seduto come tutti sul lungo lago e una signora mi ha guardato e mi ha detto «Sa che guardare i fuochi con lei è come guardarli dal salotto di casa mia?» E ho trovato che fosse un complimento bellissimo.
Caro dottore, mi accorgo felice per ciò che mi ha inciso nella cicatrice. Sa, caro dottore, in questa sbraferita c'è un monito sacro a viver la vita. E ne sono fiero e ne sono affetto, un solco perenne tracciato sul petto. In questa bruttura rifratta allo specchio c'è la bellezza di diventar vecchio. Vorrei citare delle frasi storiche, posso? Le sanno tutti. Obama, yes we can. Kennedy, ich bin ein Berliner. Bigio Biagi, al ponte di Melide provo già un leggero disagio. Questo è vero. Questa è vera ed è un'enfatizzazione, la solita enfatizzazione che fa chi fa il nostro mestiere. Ricordiamo qualche viaggio tuo, sei stato a Palermo. Palermo è stato un viaggio terribile. Perché? Devo raccontartelo, no, quanto tempo? No. Ti racconto la partenza da Lugano e la partenza da Palermo. Sì. Dunque è il 72 l'anno che ho cominciato a lavorare in televisione. Allora andiamo in vacanza prima, vado con un mio caro amico che purtroppo è scomparso da poco, andiamo a Palermo in auto nel 72, abbiamo 24 anni. Lui aveva appena comperato una Citroën Ami 8. Uno, mi scusi, la Citroën, ma è uno dei peggiori 14 della storia dell'automobile contemporanea. E partiamo dal bar a Cassarate, dove ci trovava tutta la nostra compagnia. No? Era proprio come quando partivano gli emigranti con la nave, tutti lì a salutare. Ciao, 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 con questa macchinetta. A Paradiso eravamo già fermi. Avevo un problema all'olio, eravamo fermi. E rientro? Dunque, l'avventura in Sicilia con una Citroën Ami 8 che bisogna mettere a posto l'olio, a mia stanna cemada. Siccome il 7 d'agosto devo cominciare a lavorare in tele la prima volta, primo giorno, dico al mio amico, te come l'è andata? Ne via un po' prima. Primo d'agosto, partenza. Primo d'agosto. Festa nazionale. Svizzera, ma mia in Italia. No, certo. A mezzogiorno siamo in centro Messina. In centro a Messina. Vi lascio immaginare, a quello è il traffico a Messina al centro. Noi siamo fermi al semaforo. E di là arriva un camion. E il mio amico dice, alza ferma, là, passa mia. Alza ferma, no? Passa mia. Alza ferma. Al passa mia. Al passava mia. E c'è mia fermata. Dunque, ci ha scorticato tutta la parte... Avete in mente quel film di Fantozzi dove lui resta così? Così, era lì, è partito tutta la parte. E questo a Messina con una Citroën che tutti chiamavano Citroën. Sono arrivato, il 7 d'agosto a Bruce, ero a Lugano. Devi quintala che la dà la cagnetta. Allora... Mi sapevi che, insomma, mica me che mai vedo i cani, ma che ho visto i gatti, perché il mio nonno era i gatti, no? E stava un vicino da qua, quindi era sempre i gatti. Al serio che i gatti andavano in calore, però se, la cagnetta normalmente andava in calore a caletta. Scusa, solo per dirlo al pubblico a casa, possono sentirla tutti questa storia? Ma sì. Ah no, no, certo, no, perché sei partita con questa cosa. Ma ormai che i miei vesti vanno in calore, il sapevo. No, sì, ma dipende. No, no, prego. Fai da chi rob che sto fiocchi? No, no. Allora, ascolta. Sì. No, capita che sta cagnetta la va in calore, no? E allora, raccomandazione, la signora dice assolutamente non lasciate aperta la porta perché la cagnetta la scappa. Ormai siamo in un quartiere residenziale, ville di ricchi e basta. Dove vuoi che vada se scappa? La vada ai cani. Sì. Capita che io sono al college perché andavo tutti i giorni a scuola già. Allora torno, ti piangevo e ti treno questi che lui era mia. Ha detto, oh mamma, cosa che succede? Chi è morto qua già? E allora dice, what happened? No? Cos'è capitato? Oh, do you know? La cagnetta, insomma, i due gemelli, gli è venuto da casa da scuola e per un attimo la porca la là. Aspettavano un bel momento da na. Oh, santo cielo. Insomma, boh, la punciata da tra. Ma chi? In faccia. Ma
Porti. Allora, le passate alla drizza, attraversa la strada, le naia, che era lì una villa che era detta un attore dalla televisione, che era un Basset Town. Ah, pensavo fosse stato l'attore, no. Un Basset Town, e alla sera dopo lei telefona subito al suo amici, dopo che ti sui la giornata, come Leo, perché... Fai quello che tu ormai puoi fare quel che vuoi, il pubblico è completamente tuo. Comunque, arriva Calù, che passa non Dritz dalla utility room. Lui era un signore, un inglese, un lord. Sì, sì, proprio tipico inglese, ma veramente era tucci. Allora, Geralista cesta con i cuisine da seda, perché naturalmente era tenuta come una reginetta, e si guarda addosso, fa... Hello, Sally. Did you have a nice time? Did you? Passeggio, e questa quando per le... è l'autista che ne può più, e la sciura con ti peitet, e la duretta che ha sbagliato il biglietto, sempre la solita ti riterà, ti ci se la curierà. Alla grande! Sarà una bomba. Io direi, Davide, se ti va, magari la facciamo ancora stasera. A Diabolic piaceva l'insalata, sabato 20:40, la 1. Così? Vi devo dire che sono onorato di averlo qui a Diabolic. Carolina. Sono onorata anch'io e questa sera è venuto a trovarci l'allenatore. Scusatelo, una volta era bravissimo sto regista, dopo... perché stai guardando un altro programma, di la verità. C'è Colombo sulla 2. Ecco, adesso c'è la pubblicità. Buonasera a tutti e bentornati. Cosa può essere una serata se non diamo... sbagliato. No, del papà. Ciao Carolina. Ciao Matteo. Complimenti, sei sempre più bella. Grazie. Mi fermano per strada e mi dicono: ma è così bella questa Carolina? E io rispondo sì. Ah, pensavo no. Dimmi. Ah, perché è una bugia l'ultima, l'hai capito, no? Ok, scusa. Vieni pure, no, c'è un ciuffo, scusate, fermiamoci un secondo. Guarda, facciamo un applauso anche a Assunta. Vieni, Assunta. Vai. Va bene? No, non peraltro, ogni tanto c'è la mia ragazza e mia mamma e mi dicono: scusa, ma hai visto come sei uscito sabato scorso? No. Tra le varie passioni c'è anche quella del viaggio e soprattutto la passione per la Cina. Ci spostiamo dall'economia e andiamo a vivere un po' la vita di un economista. Come mai la Cina? La Cina perché mia figlia è metà cinese e allora da oltre 10 anni io trascorro le vacanze andando a trovare mia figlia in Cina. Ci sono poi tutta una serie di accenti. Sono i toni, non accenti. Può farmi qualche esempio, Alfonso? È uno dei miei punti deboli, quello dei toni. Sono 5. No? Cioè, se si sbaglia il tono si passa da... Completamente significato diverso. Per lo stesso sh, eccetera, sono cose diverse, cioè non vuol dire niente, cioè, però, per noi però, capire quando uno ti fa sh così vuol dire che non va tanto bene, giusto? Cioè, no, se, non, cioè, è, non, vuol dire, non è così, ad ogni modo noi la possiamo capire così. Questa sera a Diabolic ospiteremo l'imprenditore svizzero del 2010, Fabio Cattaneo. Cosa succede in Cina? Hai delle storie da raccontarci? Ci sono tantissime storie, logicamente la cultura, le tradizioni sono completamente diverse dalle nostre. Basti solo pensare al modo di bere il vino. Vini rari sempre? Vini rari, ma anche vini normali o questi Mai Tai, questi digestivi cinesi. La prima volta che ero in Cina, nella nord della Cina, sì. Sono stato a questa cena con un importantissimo cliente, sì. Dopo un lungo meeting,
ci siamo seduti a cena e iniziano a versare il vino. Solo che il vino lo versavano fino all'orlo del bicchiere. Una cioè, cosa... in cima proprio. In cima. Proprio lo riempivano e vino anche... E tu hai detto, questo pregiato. Mi basterà per tutta la sera. Assolutamente, ho detto, magari anche un po' di meno. Il cameriere mi guarda malamente e dice, è così che si fa. Fatto sta che facciamo il brindisi, loro gridano, gambai. E tu pensavi di andarti a gambe. E io pensavo, ho detto, cosa succede qua? Fatto sta che come uno shot di grappa o di vodka hanno bevuto tutto. Allora vedi questi grandissimi imprenditori che si sono bevuti 3 decilitri di vino di un sol colpo e poi prendono il bicchiere e se lo girano sopra la testa per dimostrare che hanno finito, che non c'è neanche più una goccia. No. Quindi puoi capire che... L'Europeo Under 21... ci sono le 8 migliori squadre d'Europa e comunque c'è molta partecipazione, molta attesa e anche i giocatori lo sentivano. Dopo la terza partita c'era talmente tanta tensione per quella partita vinta e non li tenevi più. Allora il capitano, che era Jan Sommer, il vice capitano, sono venuti da me dicendomi, mister, guardi, noi vogliamo uscire, noi dobbiamo andare a sbragare. Come si dice in tedesco sbragare? No, potrebbe servire. Non me la ricordo più. Sbraghire. Forse. Mister. Sbraghire in francese. No, Marco! Voi dovete sapere che lui, quando va da degli amici, non chiede mi offrite un aperitivo, dite avete una doccia, perché lui che cosa fa? Lui va nelle case delle persone quando è invitato a cena e ci va a corsa. Lui è tifoso Lambripiotta, va alla Valascia e ci va a corsa. Cioè, capitato, tu sei la macchina più verde che c'è nel Canton Ticino e per questo ti faccio un applauso. Ecologico. La Maratone des Sables? La Maratone des Sables sono 250 km a tappe, sono 6 tappe in 7 giorni. In autosufficienza, quindi ognuno deve portarsi il proprio mangiare, vestiario, materiale obbligatorio. Quante ore in per tutto? Portarla a termine. Quante ore? Ma in totale sui 250 km 100-120 ore circa, ecco. Suddivise però in 6 tappe, 7 giorni. Vabbè, boh, allora facile. mi fai vedere un po' che cosa significa per te prepararti per andare alla Maratone del Sabato? Vediamo anche il cibo, per esempio, che tu mangi polenta quando vai nel deserto. Ah beh, io sono uno strano, quindi non può mancare la polenta, quindi... Polenta, beh, si trova nei nostri negozi, è una polenta pronta, si può dire, chiaro, non è come la polenta al grotto, un'ora e mezzo, due ore, con il bello odorino affumicato, ecco. Però, vabbè, è un po' un gusto che mi ricorda casa. E adesso Maxi B è papà, quindi sei un papà rapper. Sei capace di metterlo sull'iPhone e pum pum. Sei capace, papi. Vai. Com'è tuo figlio? Mi chiedi com'è essere papà? Beh, ti posso dire che aumentano le responsabilità. Ti posso dire che ha un amore immenso, immensità. Posso dirti che sapore ha la libertà. E posso dirti che è un amore viscerale, che basta un solo sguardo suo e passa il male. L'ho chiamato Morgan come Morgan Freeman, perché voglio che sia libero, sì, tutta la vita. Forse mi sveglio anche presto, ma basta un suo sguardo e quando esco sono fresco. Tu lo sai, io ti amo, lo dico qui alla RSI. Ciao Morgan, Maxi B. Oh. Frittata, latte o panna? Panna, ma 2 cucchiai. Va bene. Solo perché rallenta un po' la coagulazione. Sì. No? Mettiamo un pizzico di sale, un po' di pepe,
Pepe, hai qualche preferenza? C'è chi dice pepe bianco, c'è chi dice pepe... Allora, nelle cose dove non si deve vedere si mette il pepe bianco. Per esempio se si fa un omelette, se si fa una besciamella, per evitare di vedere dei puntini che potrebbero far pensare che è attaccato sotto, si mette il pepe bianco. Mentre in altre preparazioni il pepe nero ha comunque un po' più di carattere. Il calore tu lo senti con la mano? Sì, con la mano è abbastanza, è la cosa più Metti più una base veloce. Di burro o di olio? Allora metto un filo di olio. Sì. È calda. È calda, calda. È calda. E un po' di burro chiarificato. Ulla. Dopo se funziona vi spiego il perché. Vedete se funziona. Voilà. Il calore è altissimo qua, eh? Sì. Che ho preso una padella di ferro perché solitamente lavoriamo con queste. E questo è il discorso. Si può fare anche col teflon perché con la forchetta non vado sul fondo a graffiare. Ah, tu la... Quindi così. Bisogna muoverla. Sì, sì, continuamente. Ah, io questo per esempio non lo sapevo assolutamente. Ma fai il conduttore. Dunque, l'omelette non va arrotolata ma va piegata, da sotto e da sopra col colpettino così. Poi la giri. Guarda che bello, avete visto? Ci è andata bene. Bravo Dario. Dario, per concludere, tu sei uno chef premiato alla carriera, riconosciuto da tutti, che ha formato tantissimi cuochi. Secondo te chi è a oggi un bravo cuoco? Tanti, ma io ho una grande stima per le casalinghe. E... questa me la sono studiata. E ho grande stima per i miei colleghi che lavorano in mense, in ospedali, in case anziani, dove con pochi mezzi e sempre per la stessa gente soprattutto cucinano e riescono a fare delle cose notevoli. Per questi ho grande stima. Signore e signori, Dario Ranza. Siamo pronti, infatti, andiamo con la base, pubblico, siate dalla nostra, vai! A Diabolik piaceva l'insalata, è pronto a presentarvi un pezzo rap, e io vi dico che fa così, ehi, mi hanno detto che il dialetto per cuccare è perfetto, io mi rompo e faccio strap, questo è un dialetto rap, per chi parla l'italiano e sopra il ritmo fa il baggiano, ma si sente troppo chic, sono come Diabolik, mi compongo e metto il frac perché sono belli mat, voglio stare nella media, sto seduto sulla sedia, poi mi alzo e resto in piedi, rappa in dialetto, e che, me lo chiedi? Ma son sicur che il dialetto fa più ca alle perfette. Pur in mezza sa che il rap le vai fal in dialetto. Chi ta parla l'italian ma ta parla tumbajan. Invece mi sono molto chic, la di anche il Diabolik. A ma metti su ul frac, a ma parte con bel zac. Va che fisi gnang na piega, può di sta su una cadrega. Parli inglese come il trap, ma in dialetto full l'urap. L'urap! Ti voglio ringraziare moltissimo. È piaciuto perché io volevo fare con te una conclusione, solo che tu gestisci tu i tempi. Io ormai sono un po'. Ma che più tempo? Ah, un minuto. Aspetta, voglio chiudere con te qua. Insieme. Allora, again, il John covassa, il Jack covassalina, so incontra il John. E ho dice, hello John, le long time che vet più. Oh boy, ho fa, you know, sono stati 3 mesi in coma. Ho fa, yeah, speri ti gave un bel te. Signore e signori, Franca Canevacini. Dov'è Baku? Ok.
però un po' già deve ci essere fa. Qua. Dove? Para, siamo qua. Quello lì è? Sì, Azerbaijan. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. Mani su, mani giù, mani di qua. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Secondo te Diabolik è dalla tua o dalla mia? Cioè Diabolik dice è più forte l'aspetto del dialetto in amore quando parla con Eva Kant, oppure sente di più l'italiano? No, Eva Kant è dalla mia, Diabolik. Piace? Ma tu ce l'hai, purtroppo devo dirlo, almeno una qualità ce l'hai, c'hai il fisico da divano, insomma. She's back in the atmosphere, I'm afraid to be attento adesso a girarti da parte di Comano, no. Perché no, questo è territorio tuo. Quando, no, non quello. Vai, Caroli, Diabolik è misterioso, Diabolik è affascinante e Diabolik vi aspetta sempre. La fermo!